Attenzione, non fate domande inutili del tipo che programma usi per disegnare oppure che modello di tavoletta hai. Come regola generale usate foglio e matita e se proprio non potete fare a meno di usare il PC non chiedetemi nulla perché non vorrei trasformare questa cosa in un dibattito tecnologico visto che il disegno è nato prima della tecnologia. Quanto alle domande inerenti al disegno risponderò con piacere a tutti cercando di essere il più chiaro possibile. Grazie a tutti e buona visione. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server. Come avrete intuito dal titolo del video, dalla thumbnail, come avrete intuito anche dall'introduzione, siamo di fronte ad un nuovo episodio di questo stranissimo e velocissimo corso di disegno che abbiamo messo su qui per voi. Vi ringrazio per aver richiesto a gran voce un nuovo episodio, non ci avrei mai scommesso visto che quando abbiamo pubblicato il primo volevano bruciarci in piazza per averlo pubblicato e per non aver pubblicato invece una recensione o un gameplay. Sono contento che ci sia gente che ha una mentalità un po' più aperta, che riesce ad apprezzare le novità e lo sforzo di offrirvi qualcosa di diverso ogni tanto. Comunque sia, oggi andiamo a disegnare un personaggio che per me è stato piuttosto importante nei miei primi anni da videogiocatore. Parlo di Mega Man, perché quel gioco, io avevo Mega Man 2 per Nintendo, è stato davvero il primo gioco in cui io, bambino che ero, avevo poche imprecazioni da scagliare, ma le scagliai tutte per arrivare alla fine di quel gioco. Alla fine lo finii, riuscii a finirlo e la soddisfazione che provai è difficile da raccontare. Quindi questo Mega Man in qualche modo è rimasto nel mio cuore fino ad oggi. Ora, di Mega Man nel corso degli anni ne sono usciti tantissimi a livello di caratterizzazione del personaggio e purtroppo siamo nel millennio del remake. Tutto quello che in passato ha avuto successo dal 2000 in poi viene preso, gli viene fatto un restyling, di solito viene peggiorato e viene rivenduto alla gente. Quindi in giro ci sono dei Mega Man che come quel Sonic dell'altra volta, no, hanno perso la loro essenza. Invece io vorrei andare nel periodo di mezzo usando come riferimento un action figure, non solo perché è il Mega Man che io vorrei disegnare, ma anche perché l'action figure, essendo una cosa tangibile, vera, è un oggetto, ha delle proporzioni sicuramente più attendibili dal punto di vista del realismo rispetto ad un disegno super manga che può esistere solo sulla carta, ma non lo puoi ricreare tu, ok? Non puoi portarlo nel mondo vero, un disegno di quelli. Un action figure invece, per forza di cose, deve rispettare certe regole, ok? Quindi basiamoci su questa. Io vi consiglio, anche se avete 18, 20 anni, 25 anni, non fatevi scrupoli ragazzi, entrate nei negozi di giocattoli e date un'occhiata in giro. Se c'è qualche personaggio che vi piace come è fatto, compratevelo. Dite che è per vostro fratello più piccolo, dite quello che cazzo vi pare, però è importante avere dei riferimenti veri sulle cose, perché se voi leggete solo manga o avete manga molto deformati, cioè se guardate solo le cose bidimensionali, difficilmente riuscirete ad abituarvi a concepire gli oggetti e i personaggi in tre dimensioni, quindi è importante che vi circondiate di pupazzi, ok? Consiglio mio. Allora, andiamo avanti. Prima di tutto dobbiamo, come al solito, tracciare le forme base di quello che è il personaggio di Mega Man. Quindi, come al solito, a meno che non stiamo disegnando Alien, la testa sarà una roba rotonda, ok? Un bel cerchione. Il busto sarà un'altra palla più piccola della testa e così anche la zona pelvica, quindi tutta la parte dell'anca e del pistolino, ok? Siccome Mega Man ha addosso un esoscheletro, questa armatura, queste placche metalliche, io vi sconsiglio di disegnare direttamente le placche metalliche. Quindi noi andremo a fare una sorta di scansione a raggi X e a disegnare le braccia e le gambe di Mega Man come se non avesse addosso niente. Questo perché? Perché mi va di farvi fare doppio lavoro? Voi direte, vabbè, Sinergo, hai rotto il cazzo, dai, ci sono gli stivaloni di ferro, ci sono questi bracciali giganteschi, non si vedranno mai né negli avambracci, né negli stinchi di Mega Man, perché ce li fai disegnare? Ve li faccio disegnare, ragazzi, perché se voi non sapete qual è la struttura che c'è sotto, di sicuro sbaglierete il disegno, ok? Sempre, 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 ragazzi, se c'è un personaggio con un mantello, voi comunque dovete disegnargli la schiena, se c'è una ragazza con una gonna, voi comunque dovete disegnarle le gambe, perché altrimenti non avete idea di quanto deve essere lunga, di dove deve essere la piega del ginocchio. Sempre disegnare tutto il personaggio, anche solo abbozzato, però dovete avere un'idea di dove sono le varie parti del corpo, altrimenti viene, diciamolo insieme, una merda, ok? Perfetto. Allora, quindi facciamo questa struttura interna di Mega Man e poi ci dedichiamo a fare le placche.
Ragazzi, vorrei essere un po' più specifico, però questo è un video che deve essere veloce, non è un corso di disegno di 6 settimane. È una cosa tanto per farvi capire quali sono i passaggi importanti per realizzare un personaggio, ok? Facciamo tutta questa bella armaturina, che fortunatamente non è l'armatura dei 5 samurai o dei cavalieri dello zodiaco, che è complicatissima. L'armatura di Mega Man è davvero molto semplice, fatta di forme gigantesche, tondeggianti, quindi direi che è fattibile, anche per questo ho scelto Mega Man. Ok? Allora, la parte più difficile è sicuramente il viso. Per il momento, ragazzi, abbozzatelo soltanto, ok? Fate soltanto una bozza veloce del viso, giusto così, in maniera molto rapida, perché non è il caso di mettersi a parlare delle proporzioni del viso, di come anche con Sonic, con Super Mario, non è che mi sono soffermato a fare il viso. Quello che ci interessa in queste prime lezioni, tra virgolette, è impostare la figura generale. Non ve ne frega niente dell'occhietto, del sopracciglio. Impostate la figura generale, un disegno che, visto da lontano, dà l'idea che sia Mega Man. Visto da vicino può far cagare, ok, lo dico, però voglio dire, concentratevi sul totale, perché è quello che poi un domani vi darà la possibilità di fare dei bei movimenti con i vostri personaggi. Conosco gente che disegna bene, ma fa i personaggi come se fossero imbalsamati. Invece a me piacerebbe che voi imparaste a farli muovere, a dargli un minimo di vita ai personaggi, sennò sembrano morti, ok? Quindi adesso concentriamoci su questo. Più avanti faremo delle lezioni mirate proprio per le proporzioni del viso, come realizzare gli occhi manga, come realizzare gli occhi realistici, come comportarsi con i profili, con i tre quarti. Insomma, ragazzi, andremo a vedere più nello specifico certe cose, però lo faremo sempre a richiesta, cioè vediamo un po' come va. Se voi siete vi cominciate ad affezionare a questo corso, farete delle richieste più specifiche, cioè ho problemi a fare le mani, sicuramente ho problemi a fare gli occhi, i piedi, insomma raccoglierò le vostre opinioni, le metterò insieme e cercherò di plasmare un corso che più o meno riesca a darvi una mano a tutti quanti, non a uno solo. Ok ragazzi, continuate a disegnare, fate tantissimi schizzi, ora io ne ho fatto uno solo, anche molto rapidamente, voi fatene tanti, cercate di cambiare posizione a questo Mega Man, ok? Fatene tanti e fatemi sapere quali sono i prossimi step che secondo voi dovrei trattare in questo corso.